Allora, intanto questo era un consiglio informale. Il consiglio formale credo poi arriverà verso una conclusione, quindi non c'è da drammatizzare. Le trattative sono sempre state così, ma ricordo quelle del 2019 erano molto peggio di queste, quindi molto più complicate. Io intanto secondo me sulla Metsola non ci sono problemi, sulla von der Leyen sono ottimista e bisogna che siano tenuti in conto le esigenze dell'Italia, questo non c'entra con i partiti, che l'Italia non può non avere un vicepresidente della Commissione e non può non avere un vicepresidente con un portafoglio di rilievo, questo deve essere chiaro. E poi per quanto riguarda le maggioranze, io credo che l'ho detto ieri, lo ribadisco, secondo me è un errore non aprire ai conservatori. Tu sta chiusa però ai voti di la mia opinione, sono libero di esprimere invece, la mia ministro, opinione. Sulle armi di Israele. Il viceministro ha detto che si è continuato a dare le armi. Ho risposto adesso. Il viceministro dice quello che ho detto io, ha risposto, ho detto le stesse cose. Allora, rivediamo. Dal giorno 7 di ottobre sono state bloccate tutte le vendite di armi. Sono stati inviati, dopo accurato controllo, parti di, soprattutto nuove parti di radio, che erano state autorizzate prima, ma è stato verificato pezzo per pezzo che non ci fossero strumenti da usare in guerra, quindi nessuno strumento bellico, pezzi di radio sono pezzi di ricambio di radio, queste sono le cose che sono state date, ma dal 7 non è stato fatto, non autorizzato più nulla, quindi che bisogna capire che cosa sono cose militari e cosa sono armi. Cioè un pezzo di ricambio di una radio non è né un missile, non è una bomba, né. Quindi dal 7 non è stato più autorizzato, dal 7 ottobre non è stato. Grazie. Grazie, ministro.